non vengono erogati, le risorse economiche che vengono stanziate sono ben poche, le esigenze e le complessità che riguardano sia i singoli, sia le famiglie, sia le comunità, sia un comune capofila come Pollista, in cui ci sono diverse realtà anche geografiche, diverse problematiche, devono avere quanto mai un indice di risposte sempre attente a quelli che sono i disagi socio-economici di un territorio. E questo territorio ne risente molto quando queste vengono meno, soprattutto per il fatto che ormai il comune, assieme agli altri enti che sul territorio sono presenti, il privato sociale, le strutture sanitarie, gli enti locali in genere, hanno grosse difficoltà a far fronte a tutte queste nuove richieste che vengono dai cittadini.